Come dicevo appunto Alessandro, è quasi un anno che seguo questo meetup, sono riusciti a farmi fare un talk e oggi vi parlerò appunto delle strategie di caricamento dei web font. Ma partiamo con una domanda un po' provocatoria. Ma ci servono davvero i font esterni? Ve lo chiedo perché appunto ci sono vari approcci. C'è l'approccio come ad esempio Bootstrap o GetWeKit, che loro utilizzano nel loro codice dei font di sistema in modo automatico. E questo per velocizzare il caricamento della pagina e del loro framework CSS. Però poi, oggi vi voglio parlare sia dei web font che dei font di sistema. Vi ho messo questa bellissima immagine della montagna. Uno perché mi piace andare in montagna e due perché volevo farvi questa analogia che spero vi rimanga impresso. Pensate a un camminatore che vuole andare in montagna e ha nella sua attrezzatura, nel suo equipaggio, uno zainetto vuoto e deve mettere all'interno del suo zainetto solo quello che è necessario, altrimenti si appesantirà e il tempo per arrivare in vetta sarà superiore. I font di sistema fanno parte dell'equipaggiamento, diciamo, base, quindi potrebbe essere anche lo zainetto, una tasca. Mentre i web font o le immagini JavaScript e CSS sono tutte quelle risorse che possono appesantire la nostra pagina web e quindi bisogna ottimizzarle e cioè fare una scelta accurata di quanti font e quali font andare a utilizzare. Vi parlavo prima dei font di sistema che utilizzano ad esempio Bootstrap e WeKit. Nella loro soluzione, nel loro pacchetto, utilizzano all'interno di Font Family delle tecnologie per la quale possono, cioè vanno a prendere per ogni sistema operativo il font che per loro risulta, diciamo, più bello, più elegante, più leggibile. Infatti, molti loro temi gratuiti che mostrano non utilizzano nessun font esterno. Quindi, secondo me, è una metodologia che può essere utilizzata in parallelo insieme ai font esterni, ai web font. Ma un web font cos'è? È una raccolta di glifi, cioè di vettoriali per formare lettere, caratteri o ad esempio simboli, e vengono raccolti appunto in queste famiglie che possono avere più spessore, può essere in grassetto, corsivo e così via. E quali sono i formati che i browser leggono all'interno delle nostre pagine web? Sono questi quattro, che sono gli Embed Open Type, i True Type Font, e poi ci sono i Web Open Font Format nelle due versioni, perché la seconda è il 2.0 che è ottimizzata. Qua vi ho fatto una tabella riassuntiva per farvi vedere il supporto di queste quattro tipologie di font. Come possiamo vedere, l'EOT è disponibile solo su Internet Explorer, mentre il TrueType o il WOF sono quelli più utilizzati e più supportati dai browser. Mentre uno dei, diciamo, nuovi formati, che è il WOF 2.0, è disponibile solo su Chrome, su Opera e su alcune versioni di Firefox. Ma la differenza qual è? Principalmente nella compressione. Mentre questi primi due non hanno una compressione di base, bisognerebbe gestirli lato server, quindi o con Brotli, con Gzip e così via, per ottimizzare il caricamento. Mentre questi ultimi due hanno già una compressione di base, però il 2.0 ha poi delle dimensioni ridotte, si parla circa di un 30% rispetto a WOF e il TrueType font. Ma come carichiamo un web font all'interno delle nostre pagine? Ci sono due metodi. Io qui vi ho fatto, diciamo, anche, vi ho fatto vedere anche il codice. Possiamo o scaricare il font dalle librerie principali e dichiararlo nel font face attraverso queste due dichiarazioni, local se in locale o URL e format se fanno riferimento a un percorso. Ad esempio, quelli di Google Font potrebbero essere caricati benissimo nel URL e inserire poi i quattro format che abbiamo visto nelle slide precedenti. Faccio una nota perché i browser leggono con attenzione queste dichiarazioni che possono essere messe uno sotto l'altro, però più il formato è nuovo e più conviene inserirlo a monte della lista.
Quindi qua potremmo avere, diciamo, quattro righe con i quattro formati, quindi in alto dovrebbe esserci WoF 2.0, WoF, TrueType e EOT. In questo modo il browser scarica una sola tipologia di font. Perché se li metti al contrario? Se li metti al contrario, il browser lo legge in modo errato e quindi ti scarica, ti può scaricare o due formati o comunque il formato che non è ottimizzato per quel browser. La seconda opzione invece è quella, diciamo, più classica. Io ho fatto un esempio ho preso un esempio da Google Font. Basta semplicemente inserire il link che indicano sulla pagina e richiamarlo all'interno del nostro tag head della pagina e poi andare a richiamare il font family giusto. Vi volevo mostrare due grafici presi dalla CDN di Google per farvi vedere delle prestazioni. Qua possiamo vedere come l'Open Sans è uno dei font della CDN di Google più veloci, mentre Lato è già un po' più lento nello scaricamento, perché come dicevamo prima contiene più glifi, più accuratezze. E invece qua un altro dato interessante è che lo stesso font, cioè caricato localmente o in CDN, possiamo vedere che con le CDN di Google l'Open Sans è caricato molto più velocemente. Quindi sono delle strategie che anche in questo caso è bene prendere in considerazione. E ora invece andiamo a vedere come il web font influisce nel percorso di render critico. Come possiamo vedere in una nostra pagina web, dopo aver ricevuto la richiesta dell'HTML, avviene la creazione del DOM, che può bloccarsi se ci sono risorse esterne come CSS e JavaScript. Di conseguenza viene poi costruito il CSS HOME e il browser cerca di valutare quali sono i font che noi abbiamo indicato in quelle classi all'interno del nostro codice e cioè va a fare una richiesta per pescare il font di cui ha bisogno per poi fare un disegno e renderizzare il testo all'interno della nostra pagina. Ma non tutti i browser si comportano nello stesso modo. Chrome, Opera e Firefox hanno un timeout di 3 secondi. Cosa vuol dire? Che se quando viene fatta una richiesta di un font che non esiste, il browser mette di default un altro font di fallback dopo 3 secondi. Internet Explorer invece, per ovviare a questo problema, direttamente mette subito un font di fallback, mentre Safari aspetta la renderizzazione e il caricamento del font per mostrare la nostra pagina web con il font già caricato correttamente. Poi ci sono altre impostazioni di fallback e swap che io ho già inserito in questa pagina, ma che poi vedremo nel dettaglio nelle slide successive. Quello che voglio farvi vedere è le problematiche più ricorrenti nel caricamento di un web font. La prima è il FOIT, cioè Flash on Invisible Text, quindi quando c'è il caricamento dei contenuti della pagina ma non del testo, perché aspetta che venga caricato il nostro font. Oppure un'altra problematica è il FOUT, Flash of Unstyled Text, cioè quando il nostro testo c'è un flash nel momento in cui cambia lo stile, perché nella prima versione viene visualizzato ma non ha lo stile corretto e quindi potrebbe creare dei problemi anche a livello di rendering della pagina, quindi magari potrebbe spostare determinati elementi che non sempre è necessario. Magari in un blog non cambia niente perché sono solo testi e immagini che scorrono nella pagina, invece magari in uno slideshow o comunque in una struttura un po' più impacchettata è corretto che non avvenga questa situazione qua. Una soluzione esiste e si chiama FOFT. In pratica è la sostituzione con un finto font prima che venga caricato quello corretto ed è una delle soluzioni, diciamo, più utilizzate per migliorare l'user experience, perché un sito che non mostra subito il testo può sembrare lento. Google ci dice che se entro 3 secondi non viene visualizzato nulla, più del 50% abbandona la pagina, e quindi ci sono state più tecniche
per velocizzare questo percorso critico che c'era in precedenza e ovviare appunto con questa soluzione. Ci sono delle possibili strategie di FOFT, queste quattro sono tutte utilizzando JavaScript per decidere quando mostrare il nostro font nella nostra pagina web. I primi due sono molto simili e contengono un JavaScript che in pratica, quando il browser riconosce che il font è stato scaricato, viene aggiunta una classe al nostro tag HTML e noi con una classe aggiuntiva che può essere font loaded, eccetera, noi possiamo andare a sostituire all'interno delle nostre pagine web tutti i nostri testi con il font prescelto. Un'altra strategia invece è con il load CSS, quindi con il caricamento asincrono del CSS, dove all'interno c'è al posto del font viene convertito in data URI che però non è disponibile, non è supportato in tutti i browser, quindi anche questa soluzione non è la migliore, forse lo era un po' di tempo fa, ma non è ad oggi la strategia più utilizzata e migliore. E poi c'è invece il Web Font Loader, che è una tecnica anche questa un po' vecchia, ha già qualche anno, forse addirittura del 2010, il primo JavaScript che hanno scritto, dove è possibile caricare più famiglie. Anche questo va a creare, una volta che il font è stato caricato, una classe aggiuntiva all'interno del nostro HTML, e da lì con le regole di CSS possiamo andarle a sostituire in modo corretto. Una delle innovazioni, anche chiamiamole rivoluzione a livello di CSS, è il font display all'interno del font face, perché i vari creatori dei browser si sono incontrati e avevano un problema: perché dobbiamo gestire il caricamento dei nostri font con JavaScript? Proviamo a farlo anche con il CSS. E quindi è stata creata questa regola all'interno, questa dichiarazione appunto font display, per ovviare il problema. Come possiamo vedere qua dalla tabella, come supporto non è ancora completo, ma è abbastanza supportato. Quindi nell'ultimo Chrome Dev Summit del 2018, di qualche mese fa, hanno proprio invitato a utilizzare questo font display per migliorare la velocità di caricamento, senza avere nel flash di stile, cioè di flash invisibile del nostro font, e neanche senza quello unstyled. Quali sono le varie tipologie le varianti di font display? La prima si vede un po' male, è auto, block, swap, fallback e optional. Auto praticamente dice al browser, quindi agli user agent di ogni browser, gestiscilo tu come preferisci, cioè di default. Block invece fa riferimento a quella tabella che abbiamo visto prima del timeout, dove diceva c'è un blocco di 3 secondi, se in questi 3 secondi non è scaricato il font corretto, cambiamelo con uno di fallback. Lo swap invece, che è quello più importante, quello più utilizzato, dice caricami il font di fallback e poi, una volta che è scaricato il font corretto, vammelo a sostituire in automatico. Poi c'è il fallback, che è simile al block ma ha un tempo di reazione molto molto più veloce. Invece che 3 secondi si stima, cioè si parla di circa 100 millisecondi, quindi proprio, perché in pratica invece che caricare subito un font finto e poi quello attuale, dice aspettiamo un attimo che, se magari c'è nella cache o in altro modo, faccio vedere subito il font corretto. E poi c'è l'ultimo che è optional, che anche questo in base al browser può cambiare in base alla loro scelta. E come possiamo vedere appunto qui lo dichiariamo all'interno del font face. Qua sempre andiamo a inserire i nostri dichiarazioni di URL di format. Poi invece voglio farvi vedere da un sito che si chiama HTTP Archive, che è sempre di Google, in cui loro, grazie a Lighthouse
e altri strumenti riescono a calcolare quante pagine web evitano il FOIT utilizzando appunto questo font display, e possiamo vedere che è un 61%, quindi vuol dire che è abbastanza utilizzata, e man mano si cercherà di passare dall'utilizzo di JavaScript al CSS per gestire in modo più corretto questo caricamento dei font. E il font display insieme al precarico, cioè all'utilizzo di preload che deve avvenire sopra il font face, quindi ci dice: noi stiamo caricando il nostro HTML, ci sono delle risorse che devono essere caricate il prima possibile? Noi gli possiamo dire sì, il font è uno di questo. Qua in questo esempio, solo con Shopify, si può vedere che a 2 secondi e mezzo qui era solo caricato il layout, lì era già stato caricato sia il testo che le immagini e tutto il resto. E hanno avuto con il preload un miglioramento del 50% e circa una riduzione di 1,2 secondi. Questa è una prova fatta su Chrome, su desktop, perché ricordo che il preload è disponibile solo su Chrome e forse su... E quindi cosa conviene fare? Se si mette e il browser non lo supporta, non succede nulla. Se invece lo si mette, e lo si mette sulla risorsa WoF 2.0, perché se noi sappiamo che già è Chrome, e Chrome carica nel modo ottimale il WoF 2.0, noi andremo a mettergli il preload solo su quella tipologia. Quindi farà una sola chiamata, invece che farne magari 4 per i 4 stili. Noi sappiamo che ci sono 4, cioè c'è un solo font disponibile per il preload. Altri suggerimenti: ottimizzare il formato dei font per ogni browser, come abbiamo detto prima, quindi utilizzare tutti e 4 in base anche all'utilizzo, cioè se noi non vogliamo, se non abbiamo visitatori su Internet Explorer 9, eccetera, magari l'ultimo font EOT, potremmo anche non caricarlo, dipende, sono strategie. Su un sito io ho fatto una prova con 5.000 visite al mese, in un anno c'erano 50 visite di utenti da Internet Explorer 9, quindi una percentuale molto 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 bassa, però dipende da ogni specifico caso. Poi bisogna specificare le politiche di validazione di cache, come abbiamo visto prima, sia per una questione di compressione per i formati vecchi, per le cache se i font sono residenti sul nostro server, perché altrimenti sulle CDN pressoché già dovrebbe essere di default, e poi verificare e controllare l'utilizzo dei font anche sulle varie tipologie che possiamo inserire. Non tutti i font hanno, diciamo, queste 9 variabili, però si potrebbero utilizzare. Se uno è particolarmente creativo e vuole mettere tutte queste varianti, bisogna poi andare appunto a controllare che tutto funzioni correttamente anche nel caricamento. Io qua vi racconto la mia soluzione, quindi quello che al momento ho trovato più veloce con i test sui siti che seguo, ed è ridurre l'utilizzo dei web font e i soli titoli, perché se si utilizzano Bootstrap o WikiKit, che hanno già quei font di sistema già ottimizzato esteticamente, anche belli, perché a volte se guardiamo un'app con il font nativo o un sito con il font di sistema tipo Apple System eccetera, che abbiamo visto prima, non c'è quasi differenza a livello estetico. Quindi io consiglio, se i clienti non hanno una esigenza specifica, di utilizzare magari solo sui titoli i web font, e sul resto del testo utilizzare font di sistema. Poi ho indicato anche la riduzione dei tempi del caricamento con DNS prefetch preload, perché il DNS prefetch ti permette di ridurre il tempo di collegamento al DNS a una risorsa esterna, che di solito, se nel caso di Google Font e la CDN di Google, con quell'ulteriore specifica si riesce a ridurre ancora un po' i tempi per mostrare il font prima. Poi ho indicato il caricamento dei font senza i blocchi di rendering e col font face,
perché, come vi faccio vedere ora nelle prossime due slide, ho notato proprio una discrepanza di tempi sul caricamento. E quindi, visto che siamo nel gruppo di web performance, anche a livello di user experience, secondo me è importante cercare di ridurre anche il blocco dei rendering con risorse esterne. L'utilizzo di font display, ecco qua, volevo mostrarvi alcune analisi che ho fatto. Ho preso una semplice pagina web con delle immagini, dei testi e dei font esterni. Ho caricato nella prima un Google Font con il classico link nell'head, come vi ho mostrato in precedenza. Una pagina invece col caricamento col Google Font attraverso JavaScript e una solo attraverso il CSS con la regola font face. Come possiamo vedere, il first content full paint, questo è un dato di Chrome DevTools, nel primo caso è 1,6 secondi, con JavaScript 1,7 e solo col font face un secondo, perché ci sono state meno risorse esterne che hanno bloccato il caricamento della pagina e quindi hanno prodotto questi dati qua. Poi ho fatto dei test anche su web page test per vedere quando il font di base era leggibile e quando invece il web font era caricato. Perché ho inserito in una semplice pagina web con il titolo, con il nostro font personalizzato, un web font, e il resto del testo invece utilizzando il font di sistema che abbiamo visto in precedenza. L'unica differenza che ho fatto in questa versione e nella prossima che andremo a vedere sono i contenuti non ottimizzati. Quindi in questo caso le immagini erano grosse, non mi è importato andarle a ottimizzare, il caricamento nemmeno dei CSS, di JavaScript, e hanno prodotto questi risultati. Il caricamento del font di base leggibile era intorno ai 4 secondi nella versione link classico nell'head, 4,4 con JavaScript e 3,6 col font face. Il web font invece caricato, in questo caso il titolo, è avvenuto dopo circa 7 secondi nella prima fase, però c'è stato il void, quindi era invisibile, quindi è una strategia, cioè se si vuole aspettare il caricamento del font avviene questa cosa qui. In questo caso il font non è stato caricato e con il font face il tempo di caricamento è di circa 6,8 secondi. In questa pagina invece ho inserito i dati di una pagina con i contenuti ottimizzati, quindi con il CSS asincrono, il caricamento pigro anche delle immagini. E cosa succede? Il caricamento del link in head, guardiamo la slide di prima, è praticamente identico. Mentre negli altri due casi, da 1,7 si passa a 0,9 e questo che era un secondo rimane a 0,8, quindi abbastanza simile. Però la cosa che ci interessa è andiamo a vedere quando un font di base è leggibile. Nel primo test vediamo che da 4 secondi, quindi di un font di sistema, non di un web font, ci mette molto di più a caricare, perché ha delle risorse esterne, ha tutta una serie di calcoli che il browser deve fare e di conseguenza la nostra pagina sarà più lenta a caricare nel complesso. Infatti anche il web font caricato sarà a 9,6 invece che 7,1. Quindi ulteriori 2 secondi su una pagina che prima non era ottimizzata e andava bene, la si ottimizza e va ancora peggio. Invece negli altri due casi possiamo vedere che il font leggibile è passato da 4,4 secondi a 2, e quindi già un notevole miglioramento, e anche qua si passa da 3,6 secondi a 2 secondi come nella soluzione con JavaScript. E il nostro invece web font personalizzato, qui per tempo e tutto potrebbe non caricarsi, nella seconda occasione invece si carica dopo 4,5 secondi. Invece solo con il CSS nel font face da 6,8 si passa a 3,5 secondi. E questi dati sono tutti su rete mobile, su 3G, perché ho fatto anche i test da desktop, ma col fatto che la connessione è molto più veloce i dati sì sono simili ma sono quasi irrilevanti.
quindi volevo porvi appunto l'attenzione con questi dati qui. Qui ho inserito anche poi alla fine le bibliografie di un sacco di autori. Uno dei più famosi è Zach Letterman. Ho messo anche un sacco di link di Google Developer, perché c'è molto contenuto informativo che vi consiglio di leggere e approfondire. E poi altri siti dove ci sono magari delle case history, piuttosto che dei consigli. E qui la mia presentazione è finita. Se avete domande... Bravo.